Buonasera e ben ritrovati con la nuova puntata del nostro TG Rosa. Iniziamo subito con la prima notizia, parliamo di politica. Duro colpo alla credibilità della politica e alla trasparenza amministrativa, che in atto si riconduce al terremoto giudiziario che ha investito la regione siciliana. Indagati taluni deputati per spese pazze con l'utilizzo di finanziamenti destinati ai gruppi parlamentari. Per i rappresentanti delle istituzioni, la trasparenza deve essere intesa come dovere cristiano. Ma sentiamo i particolari nel servizio del direttore Francesca Currieri. Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. La vita di un cittadino, soprattutto di un politico, dovrebbe essere così trasparente da poter essere proiettata per intero sulla piazza di un paese, senza destare scandalo. Chi vive nella luce può rendere conto di ogni sua azione, errori compresi, perché gli errori fanno anche parte della storia dell'uomo. Per i rappresentanti delle istituzioni, la trasparenza, prima ancora che una mossa politica per riavvicinare le istituzioni al cittadino, deve essere intesa come dovere cristiano. Perché in un momento come questo, in cui la fiducia degli elettori è così bassa, la politica deve essere trasparente a vista, oppure non lo è. Pur restando fedeli al valore della rappresentanza, secondo la quale il rappresentante ha il diritto delle scelte, anche di quelle impopolari, è doveroso sottolineare che lo stesso rappresentante ha il dovere di risponderne. Quando non lo fa, come è avvenuto negli ultimi decenni con la complicità del Porcellum, la politica perde il contatto con la polis e dunque perde credibilità. Un altro duro colpo alla credibilità della politica e dei partiti in atto si riconduce al terremoto giudiziario che ha sconvolto l'Assemblea regionale siciliana. Indagati la maggioranza dei deputati regionali dell'attuale e della passata legislatura per spese pazze con l'utilizzo di finanziamenti destinati ai gruppi, almeno secondo la Guardia di Finanza. Sono numeri che fanno paura e che al contempo inducono ad una riflessione. Certamente gli aspetti e risvolti penali della vicenda appartengono alla magistratura e ai difensori degli indagati, che rimangono innocenti fino a sentenza definitiva di condanna. La riflessione invece deve riguardare gli aspetti etici e politici. È notorio che da troppo tempo viene portato alla ribalta lo spreco della politica, con l'evidenza del troppo denaro che circola nelle stanze del potere. Troppo denaro se consideriamo le indennità dei parlamentari nazionali e regionali in Sicilia, senza contare pensioni e buonuscita di fine mandato che offendono chi è senza un lavoro o chi non arriva neanche a fine mese. Per non parlare dei rimborsi elettorali, meglio inteso come finanziamento pubblico dei partiti, uscito dalla porta in seguito al referendum e rientrato dalla finestra. Troppo denaro che trova altresì riscontro nei finanziamenti ai gruppi di Camera e Senato e nei consigli regionali. Com'è possibile che un Parlamento non sia una casa di vetro in cui la spesa di ogni centesimo di denaro pubblico venga rendicontata? Com'è possibile che non venga previsto un sistema di controllo che eviti tentativi di utilizzo di finanziamenti assegnati? Sono questi gli interrogativi che, almeno per il momento, non ottengono risposta. Oggi è necessario stabilire uno stile e un percorso in cui ci si impegni a restituire ai cittadini la fiducia in una politica diversa, sana, corretta, improntata sulla legalità e il rispetto. Del resto, dopo la lavanda dei piedi nel cenacolo, è lo stesso Gesù a spiegare ai suoi apostoli che lo stile di vita sarebbe stato il loro biglietto di visita. Da questo vi riconosceranno, se avrete amore gli uni per gli altri, prima ancora dell'annuncio pubblico che sarete chiamati a fare. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina.
E cambiamo argomento. Il TG Rosa vuole continuare a parlare di valori, di sentimenti e di azioni che hanno un unico obiettivo, il miglioramento della qualità della vita. Abbiamo parlato di felicità e delle sue forme. Adesso è la volta della libertà e dei suoi risvolti. Sentiamo. Per libertà si intende la condizione per cui un individuo può decidere di pensare, esprimersi ed agire senza costrizioni, usando la volontà di ideare e mettere in atto un'azione ricorrendo ad una libera scelta dei fini e degli strumenti che ritiene utili a metterle in atto. Secondo una concezione non solo kantiana, la libertà è una condizione formale della scelta, che quando si tramuterà in atto, in azione concreta, risentirà necessariamente dei condizionamenti che le vengono dal mondo reale. La libertà dell'uomo è definitiva ed immediata se così egli vuole. Essa non dipende da vittorie esterne, ma interne. L'uomo è nato libero, ma purtroppo è dappertutto in catene. Perché libertà significa responsabilità. Ecco perché molti la temono. Ci sono diversi tipi di libertà e ci sono parecchi equivoci in proposito. Il genere più importante è quello di essere ciò che si è davvero. La libertà è essenziale per far posto all'imprevedibile e all'imprendibile e ne abbiamo bisogno perché, come abbiamo imparato da essa, nascono le cose per raggiungere molti dei nostri obiettivi. Privarsi della libertà equivale a mortificare la propria essenza dell'essere. Forse per questo adoperiamo la fantasia, i sogni, l'illusione. È come se con i pensieri riuscissimo ad annientare l'infondata paura di esistere, non essendo in grado di abbandonare la nostra fragilità. Ci manca la forza necessaria per aggrapparci alla vita stessa e riuscire a spiccare il volo, pur rimanendo intrappolati a terra in una ragnatela di pure emozioni. Non si potrà mai rendere libero qualcuno, si può solo insegnare alle persone ad aprire la porta, ma sono loro a doverla attraversare. Quindi raccogliete le vostre forze e rialzatevi. Fate tesoro di ogni briciola di grinta che vi resta e usatela per andare. Non fermatevi a metà strada, non c'è tempo da perdere, non c'è un secondo da sprecare. Solo chi trova il coraggio di seguire le proprie emozioni, per quanto folle sembri, potrà sentirsi libero. Andiamo avanti, l'associazione Vivere in Positivo nasce per portare un abbraccio e un sorriso dove regna il disagio. Il messaggio positivo viene trasmesso da un personaggio amato dagli adulti ma anche dai bambini, il clown. Sentiamo. Come nasce l'associazione Vivere in Positivo e quali obiettivi si propone? L'associazione nasce 10 anni fa qui a Palermo, ma 15 anni fa a Torino.
E nasce proprio per l'esigenza di portare in corsia laddove c'è sofferenza, laddove c'è disagio anche, quindi non solo in corsia, è quello che è la filosofia del pensiero positivo. Un sorriso, un abbraccio, un essere positivi, con tanta gioia dentro. E poi successivamente abbiamo unito quello che è il messaggio del clown. Il clown non si arrende mai, il clown va sempre avanti. E il clown poi porta anche buon umore, malgrado molti pensino che il clown sia triste. Ma in effetti la carica di gioia che ognuno di noi ha dentro, è doveroso, diciamo, distribuire tutta questa gioia laddove non c'è più. I nostri sono obiettivi abbastanza semplici, sono quelli di essere presenti nelle strutture, nei presidi ospedalieri, nei quartieri a rischio, nelle scuole anche, dove facciamo l'educazione al buon umore, e anche nelle nostre famiglie, diciamo in tutti i posti dove è necessario, diciamo, tenere quello che è la cosa più semplice del mondo, un sorriso e un pensiero leggero. Tanto il sorriso non costa niente. No, è gratuito, anche l'abbraccio. Quali sono le attività che portate avanti? Le attività sono tantissime. In maniera primaria noi andiamo a fare servizio di volontariato negli ospedali, il sabato e la domenica, in tanti ospedali qua della città di Palermo. E poi siamo in comunità terapeutica qui di psichiatria, collaboriamo con l'associazione Famiglie e Persone Down e poi siamo nelle scuole di ogni ordine e grado, arriviamo anche all'università per portare avanti quello che è il progetto del Teatro del Buon Umore e quindi l'educativa di strada anche nei centri, quindi nei quartieri a rischio. E poi svolgiamo attività di teatro, infatti in questa comunità è attivo un laboratorio di teatroterapia. E i ragazzi, è da 4 anni che siamo qui dentro, e i ragazzi 3 anni fa si sono costituiti compagnia, dal titolo La compagnia è stabile, e ogni anno a fine laboratorio loro danno prova di loro, diciamo, facendo una rappresentazione teatrale. Chi sono gli artisti invisibili? Gli artisti invisibili sono i ragazzi che vivono in questa comunità terapeutica assistita, l'Ares. Invisibili perché non sono famosi, invisibili perché le loro opere sono esposte qui, non andranno forse da nessun'altra parte. Invisibili poi perché per la loro condizione, quindi la malattia mentale, li rende quasi invisibili al mondo. Noi partiamo da quella che è l'educazione al buon umore, che è un'educazione che molto spesso passa sotto gamba. In realtà è un aspetto fondamentale, perché con l'educazione al buon umore noi trasmettiamo quello che è il pensiero positivo, cioè riuscire a identificare e andare a trovare quelle che sono la parte positiva delle cose, in questo caso della vita, della disabilità. Noi come clown nasciamo come clown di corsia, quindi andiamo in ospedale e lì è la nostra prima attività, il primo messaggio, tant'è vero che ci chiamiamo missionari della gioia, proprio per portare un po' di pensiero positivo e di gioiosità in luoghi dove di solito magari la gioia passa in secondo piano. E da qualche anno a questa parte, da 6 anni a questa parte, facciamo anche dei progetti socio-educativi e socio-assistenziali, e che ci hanno portato a capire quanto la teatroterapia, il teatro sociale, ma il circo sociale, quindi tutte le metodiche della clowneria, della giocoleria, degli esercizi teatrali, portano all'espressione di sé nella totale libertà. Quindi andiamo oltre quella che può essere la parte malata e andiamo a recuperare la parte sana. Mezzo delle camel, chi te li dà la sacchetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano. La protezione degli animali, la non violenza e il rispetto sono elementi importanti e devono far parte dello stile di vita di tutti gli uomini. Vogliamo lanciare una riflessione attraverso la storia di una pecora e di un agnellino. Questa è la storia di un agnellino che nasce in un mattatoio e salva la sua mamma. La storia arriva dall'Ente Nazionale Protezione Animali. A solo 24 ore dalla Pasqua, mentre numerosi agnelli e capretti di poche settimane di vita vengono spazzati per finire sulla tavola degli italiani, in un mattatoio accade un piccolo miracolo. Salvata dal braccio della morte proprio quando il suo destino sembrava ormai segnato.
come altri ovini, Matilde, questo era il nome della pecora, era destinata ad essere sacrificata per imbandire le tavole della festa, trasportata al mattatoio dall'allevatore che l'aveva accudita solo per condannarla a morte. Matilde, ormai rassegnata alla propria sorte, aspettava soltanto che il veterinario terminasse gli ultimi controlli di rito e concludesse la procedura. Ma proprio in quel momento veniva alla luce l'agnellina Maria, alla quale la sorte, con un inaspettato capovolgimento dei ruoli, aveva affidato il compito di salvare la madre. Fortuna volle che quel giorno nella struttura fosse di turno un'addetta sensibile e scrupolosa, la quale informava immediatamente dell'accaduto il veterinario. Ed ecco il colpo di scena. Di fronte alla nascita dell'agnellino, il dottore decide di sospendere la macellazione. Maria è salva e anche Matilde. Ma c'era un altro ostacolo. Madre e figlia dovevano essere restituiti all'allevatore con il paventato pericolo di rivarcare successivamente la soglia del mattatoio. A questo punto la protezione animali tenta un accordo con l'allevatore per la liberazione dei due ovini. Il compito si è rivelato subito arduo, ma il consigliere della protezione animale non ha desistito, raggiungendo l'obiettivo. E fu così che madre e figlia hanno potuto lasciare l'allevamento. Le stesse sono state portate in un giardino dove qualcuno si sarebbe preso cura di loro, lasciandosi alle spalle il brutto ricordo del mattatoio. Abbiamo voluto raccontare questa storia accompagnata dalle immagini di un video esclusivo realizzato da Francesco Billeci per offrire lo spunto per una riflessione sulla protezione degli animali. Anche loro hanno il diritto alla vita. Bene, adesso il nostro angolo della cultura. Parliamo di un libro dal titolo Una rosa gialla per Lucia, che Sergio Marioli ha scritto e dedicato alla moglie dopo la sua morte. Sentiamolo. Per Spazio Cultura oggi accendiamo i riflettori su Sergio Marioli. Sergio, grazie intanto per la tua partecipazione. Parliamo un po' delle tue origini. Dove sei nato? Io sono nato in un piccolo paese dell'Umbria, già paese di Tuoro più o meno, dove brilla quel bel trasimeno che ogni vista saziarsi potrà. All'età di 17 anni io andai a Roma, come c'era in quei tempi l'esodo di tutti i contadini, andai a Roma da uno zio a lavorare, che è nel settore dell'edilizia, macchine edili. E mio zio mi fece un bel regalo che mi mandò a Palermo per la, come si dice, il dispiacere di mia madre e di mio padre, perché a quei tempi, parliamo del 59, parlare dall'Umbria, venire a Palermo era come andare in guerra. Nel frattempo il lavoro andava bene, mio zio cercava, cioè ci consigliava di mettere una segretaria. La segretaria, che praticamente noi abbiamo sparso un po' la voce, una mattina se ne presentò tre o quattro e niente, mia moglie praticamente fu scelta da un socio mio, perché io in quei giorni mi trovavo a Catania a lavorare. E difatti ci fu un piccolo aneddoto, fu un po' curioso, che quando io sono rientrato e sono andato direttamente in ufficio, senza bussare, senza niente. Lei, che era dietro la scrivania, si è alzata di scatto urlando: ma lei come si permette a entrare in ufficio senza bussare? E poi niente, ci siamo presentati, io ho spiegato chi ero, che ero il nipote del principale,
e tutto è andato a posto. E vi siete sposati. Tu hai dedicato un libro a tua moglie, sì. Una rosa gialla per Lucia. Perché hai dedicato questo libro? Brava, perché lei anche subito, diciamo quasi subito dopo sposati, nel correre della nostra vita mi diceva sempre due cose: quando morirò voglio le rose gialle, e un'altra cosa che mi diceva: quando morirò ti farò un sacco di dispetti, e dispetti mi fa. Come hai vissuto la malattia di tua moglie? La malattia di mia moglie, noi eravamo, siccome le donne hanno tutte la mania del peso, il peso, il peso, noi eravamo in campagna. A un certo momento lei sì, si sentiva pure un pochettino stanca, però un giorno spunta e ci dice, e mi dice: questo mese sono calata 6 kg. Da lì è incominciato il calvario. Dopo la morte, qual è il ricordo che tu conservi di tua moglie? Io dopo la morte è stata talmente repentina, talmente veloce, che io sono arrivato al giorno della morte e ero come stonato, non mi rendevo conto che lei mi stava lasciando, non mi rendevo conto che lei se ne sarebbe andata per sempre. Io ho avuto la reazione dopo qualche mese, tant'è vero che io mi sono messo giù e mi sentivo dal cuore di scrivere la sua vita, per tutto quello che il dolore che avevo dentro per lei. Leggiamo l'ultima pagina del libro. Questo è stato l'ultimo giorno. Da allora non ha più parlato, è rimasta con gli occhi aperti e ha cominciato a lacrimare come una Madonna, guardandoci intensamente negli occhi, mentre Roberta, mia figlia, le asciugava le lacrime e io le tenevo le mani tra le mie. E ancora cultura, l'editore Nino Barone al microfono di Francesca Currieri parla della sua attività. Sentiamo. Per Spazio Cultura accendiamo i riflettori su un editore, Nino Barone. Nino, parlaci di te. Niente, io sono un educatore, come lavoro primario, lavoro come assistente sociosanitario presso una struttura che si occupa di disabili, e poi nel mio... Ma dove si trova questa struttura? Questa struttura si trova a Valderice, in provincia di Trapani, è una struttura appunto che dove ragazzi sono lì ricoverati per dare loro, come dire, una vita migliore dopo i 18 anni. Ecco, quindi facciamo riabilitazione. Questo è il mio primo lavoro. Quanta umanità occorre per fare questo lavoro? Direi tanta umanità. Infatti questo lavoro mi ha consentito di crescere. Crescere come uomo, ma anche, anche dal punto di vista, come dire, poetico. Visto e considerato che, tra le altre cose, nel mio tempo libero scrivo poesie. Ma sei anche un editore? Ecco, stavo finendo di dire appunto che nel mio tempo libero mi occupo di editoria. Ho fondato nel 2012 questa casa editrice, la Edizioni Drepanum, e diciamo che l'ho fondata per un motivo semplice, soprattutto per un discorso personale: dare una forma, una dimensione e una visibilità maggiore ai miei libri, ai libri personali. E quindi tutto nasce così, è nato con un timido tentativo. Oggi invece ho visto, poi strada facendo, che molti autori si sono avvalsi della casa editrice, dei suoi servizi e anche, devo essere sincero, della mia esperienza, e per questo li ringrazio. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è conoscere tanta gente, tante persone, tanti autori, tanti poeti, e come dire, prendere da ognuno di loro qualcosa. E io sono il frutto oggi del confronto che ho portato sempre avanti negli anni con gli autori. Mi sono sempre confrontato, ho cercato sempre il confronto, e questo, devo dire, mi ha sempre fatto crescere, mi ha sempre aiutato anche, tra virgolette, in questa carriera poetica. E adesso a questi artisti che tu conosci e anche a quelli che non conosci, il tuo messaggio da editore?
Il mio messaggio da editore è quello di pubblicare. Di pubblicare perché è solamente quando si pubblica che si lascia davvero una traccia indelebile nella vita di ciò che si fa. Magari un libro oggi pubblicato si mette subito nella libreria dopo il momento di gloria, la presentazione. Però consideriamo, il nostro discorso deve essere anche lungimirante. Fra 100 anni, uno che trova un libro di, per esempio, Francesco Ferrante o Teresa Riccobono o dello stesso sottoscritto, sarebbe veramente una grande cosa lasciare una traccia ai posteri. È un libro e una traccia indelebile. E con l'angolo della cultura si chiude il nostro TG. Questa era l'ultima notizia di oggi. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e rimando l'appuntamento alle prossime edizioni.